Thank you.
questa è sempre Francesco, diverso tempo fa mi pare, in occasione di una mostra che dovevo fare, e sì, gli scrissi una lettera di presentazione perché fui veramente in un certo senso convinto da questa limpida chiarezza col quale ordina i suoi dipinti. Una semplicità quasi all'estremo, quasi all'astrazione direi, ma è una semplicità, per così dire, poetica. Questa costante che si può vedere quasi in tutti i quadri è una specie di sfera. Questa sfera può essere grande, piccola, può essere di verdura, di foglie, può essere anche, diciamo, di altro materiale, ma è come un segno inconfondibile, quasi una firma. È metafisico lui, perché ha una fantasia semplice, chiara. È la sfera che racchiude tutto l'insieme della semplicità, con la colonna, sono gli elementi che io inserisco sempre, che mi fa diventare un po' metafisico. Mi pare che la risposta sia molto interessante, perché lui subito dice semplicità. Ecco, io però non conoscevo le sue sculture, che mi sembrano completamente diverse dalle pitture. Amico è semplicemente un appassionato raccoglitore di immagini, documentate nel dettaglio e scavate in profondità. Queste mie parole sono un appendice del commento critico che ho scritto e che è nel catalogo, dove disegno un orizzonte del percorso artistico di ricerca dell'artista, dei luoghi della Sicilia innanzitutto. Mi viene in mente una frase che è scritta sul Teatro Massimo di Palermo: l'arte rinnova i popoli e ne rivela la vita. Artista che io apprezzo particolarmente per vari motivi. Il primo perché fa trasparire nelle sue opere quella spiritualità mediterranea
alla quale io sono particolarmente vocato, fortunatamente per me nato in Sicilia, ma soprattutto cantore di quella terra, per la quale sto sforzandomi da tempo di fare delle iniziative che la riportino ai fasti da cui essa proviene. Allora, in tutto questo, amico è riuscito con la sua grande capacità artistica di trasporre questi colori, queste sensibilità, questi, diciamo così, sfumati sentimenti di nostalgia, come ho detto, nelle sue opere, che io ho apprezzato dal primo momento, perché tutte le volte che vado a casa passo di fronte al suo laboratorio di studio e mi delizio delle scoperte che via via da Mussumeli in poi lo hanno visto, come nella storia dei grandi pittori siciliani, che sono stati, ricordiamo, la scuola napoletana ha avuto grandi presenze di pittori siciliani che poi sono diventati cantori del Golfo, diciamo. Quindi potrei dire che è la tradizione che si rinnova, che si perfetta. Sono felice che voi, come me, siate suoi amici e che siate qui con lui oggi. Grazie. Grazie ancora. Grazie Presidente. Prendo qualcosa.